Buongiorno a tutti quanti, oggi è mercoledì 30 agosto, sono le 7:30, analisi live intraday con il rilascio dei livelli chiave di prezzo e ciclici dei mercati Forex, indici e commodity. Come sempre partiamo con il disclaimer, gli investimenti con scambio a margine comportano notevoli rischi economici e chiunque li svolga lo fa sotto la propria ed esclusiva responsabilità. Pertanto l'autore della presente videoanalisi non si assume nessuna responsabilità circa eventuali danni diretti e indiretti relativamente a decisioni di investimento prese dallo spettatore. Veniamo al calendario macroeconomico. La nottata ha visto protagonista Nuova Zelanda, lo yen e l'australiano. E anche poi il discorso importante del governatore della Banca Centrale neozelandese si potrà vedere. Noi non abbiamo cambi che analizziamo insieme del neozelandese, come è andato a influire, impattare sulle valute contenente il neozelandese. Per quanto riguarda la giornata di oggi, la mattinata va via abbastanza tranquillamente. Abbiamo l'indice prezzi al consumo mensile per quanto riguarda la zona euro con la Germania alle 14, ma il protagonista della giornata sarà assolutamente il dollaro, con la variazione dell'occupazione non agricola, con il PIL trimestrale, con l'indice dei prezzi e del PIL alle 14:30, il discorso del membro della FOMC Powell, qui probabilmente ci sarà un bel movimento da parte del mercato, e poi, dato che interessa il dollaro e il canadese, le scorte di petrolio greggio previste in aumento, quanto riguarda appunto, gli Stati Uniti, e poi l'inventario e di Cushing alle 16:30, quindi giornata nel pomeriggio esclusivamente e che vedrà protagonista il dollaro. Ma veniamo alla nostra operatività. Scusate, devo andare a rimettere i livelli perché qua non ci sono, qui sono solo settimanali e basta. Ok, partiamo dall'euro-dollaro. Dopo l'accelerata paura, se si può dire così, di venerdì, ha visto ieri prendere una salita veramente furibonda, nel senso che già mattina è partito con un long importantissimo di oltre 120 pip. La candela ha visto un suo massimo ieri di 126 pip, per poi rimangiarsi tutto completamente nel pomeriggio, quando all'improvviso la paura, il terrore che c'era stato per il missile lanciato da quel pazzo di un coreano, il mercato ha deciso che era diventato tutto super, iper euforico e c'è stata un'inversione totale di tendenza verso il tardo pomeriggio. Io parlavo con i miei ragazzi, mi aspettavo che girasse tutto quanto, poi lo vedremo bene nel gold, alle 4 del pomeriggio, 4 e mezza, invece ha ritardato un'oretta e poi si è schiantato tutto. Invece il dollaro ieri mattina con l'apertura dei mercati, l'euro-dollaro ha invertito nettamente. Per quanto riguarda la giornata di oggi, io direi operazioni a ribasso le potremo andare a cercare con la rottura. Questo è il livello, però aspetterei qua sotto con la rottura di 1,19,52. Ieri alla fine è andata a fare quello che doveva fare l'euro-dollaro, ossia arrivare a rompere l'1,20, andato a chiudere il gap del 2014. Io vivo il livello settimanale 1,20,56. È andato oltre di una decina di pip, 15 pip, per poi ritracciare. Vediamo se è stato questo qui il livello, perché adesso porterà poi euro-dollaro a scendere, quantomeno fino al 2 di settembre, poi risalire. Dipenderà molto Draghi che cosa dirà tra una decina di giorni, quando ci sarà il rilascio dei tassi di interesse, ma soprattutto la sua conferenza stampa. 1,19 invece 86, un bel livello dove andare a cercare operazioni al rialzo. Per quanto riguarda la sterlina, GBP USD, siamo long da più o meno da 1,29,45, siamo andati una quarantina di pip di guadagno, poi si è rimangiato tutto come del resto ha fatto euro-dollaro. Adesso sembrerebbe voler rialzare nuovamente la testa, staremo a vedere che cosa riusciremo a fare. Sul mercato è veramente difficilissimo questo periodo, non ha regolarità, passa giornate dove rifai i massimi e minimi della giornata precedente, magari anche due volte, davvero difficile. Allora, per quanto riguarda i livelli, è anche difficile l'intraday, perché ci sono tanti
se cancellasse, ok, tante fasi appunto tra massimi e minimi che si ripetono, che porta il mercato a creare un sacco, vedete, di falsi breakout. Allora, io direi che per uno short 1,21 e 14 potrebbe essere un livello interessante, e invece per quanto riguarda il long, aspetterei, visto che se prendiamo una rottura qui a 1,21,42 ci ritroviamo dopo 8 pip, subito un livello di resistenza che potrebbe portare il GBP USD a lateralizzare. Allora io direi 1,29 e 52 potrebbe essere un bel livello dove cercare operazioni al rialzo. Per quanto riguarda USD Yen è stata l'apoteosi dell'assurdità. Sostanzialmente al mercato non gliene è fregato niente di quello che ha combinato il coreano pazzo, speculato nella giornata dell'altro ieri, assolutamente solo speculazione. Noi eravamo belli tranquilli con la nostra posizione, in 2 minuti abbiamo preso, come sapevate, come ho detto ieri, lo stop loss, quindi non ho fatto il figo nascondendo l'operazione, ma l'ho preso. E ieri, improvvisamente, dopo aver rifatto i minimi come da manuale, quindi rifatto i nuovi minimi, decollato, letteralmente decollato USD Yen, tutto ciò più o meno è avvenuto intorno alle 14, c'è stata la parte alle 16 la partenza furibonda di USD, guardate che cosa ha fatto. Un mercato eccezionale, c'è, cioè, tutto il mondo santo, il mondo bello, guerre non ce ne sono, rischi non ce ne sono, ridicolo veramente. E in realtà ci sarebbe un segnale long che io non ho preso, il mio mese di trading è finito perché non mi fido di sto mercato assurdo. 109,92 è un bel livello dove cercare operazioni al rialzo, potrebbe essere un livello interessante, così come invece operazioni al ribasso, aspetterei assolutamente, lascerei un bel 40 pip al mercato, perché qui è tutto un livello, inutile stare a prendere posizioni al ribasso adesso su USD Yen subito, anzi ci potremmo andare ma ci sono 10 pip, come si fa? No, niente, USD Yen per quanto riguarda lo short, lascio stare, nessun segnale. Proprio i livelli ci sono, vedete, cioè, se prendiamo lo short qui abbiamo subito il livello dopo 12 pip, quindi se lo prendiamo qui ce l'abbiamo dopo altri 12. Il primo livello utile potrebbe essere 109,42, che potrebbe avere spazio libero di 20 pip, 20, attenzione, davvero, cioè niente. Però in realtà, se lo mettiamo qua, vabbè, ha cambiato colore. Se lo piazziamo qui, ma sì, 109,68 la potremmo anche utilizzare. Bisogna fare tanta attenzione, nel senso, se si prendete l'intraday, come fa una decina di pip, se li fa subito a pari prima di arrivare su questo livello qua, perché questo livello qui è una rottura di scatole e potrebbe anche respingere immediatamente il prezzo, perché per me questo candelone qui va riassorbito. In parte deve essere riassorbito oggi, non ci credo che questo candelone dia l'inizio al long, poi magari sì, quindi io farei davvero tanta attenzione. Euro GBP è arrivato ieri naturalmente su livelli astronomici, siamo ancora sui livelli di ottobre 2016, quindi davvero molto alti. Del resto tutto l'euro è assolutamente a palla, che più palla non si può, rimane assolutamente al rialzo Euro GBP. Da un punto di vista livelli intraday, bel long semplice, 0,92 e 71 livello per cercare operazioni al rialzo. Invece operazioni al ribasso, aspetterei la rottura, vedete qua, del livello di supporto di 0,92 e 32, facendo però tanta attenzione a tutti questi livelli, quindi a questi livelli che potrebbero dare fastidio, nel senso che il prezzo potrebbe fare quello che in realtà ha fatto qui per 4 giorni, per 4 ore consecutive, breccare, tornare su, quindi fregare un po' e tutti quanti. Tanta, tanta attenzione. Vedete che in realtà è interessante, perché se brecca il livello, ha già breccato anche l'altra line, quindi ci potrebbe stare uno short, così come per me è molto probabile comunque una continuazione al rialzo dell'euro qui, fino a quantomeno non parlerà Draghi, poi staremo a vedere. Adesso veniamo al DAX, ieri apertura in gap di tutti gli indici per recuperare sostanzialmente il long del gold, aperti tutti i listini, chiaramente anche i listini, gli indici,
sia il MIB che il DAX hanno aperto in forte gap, poi hanno girato, molti destini americani hanno girato poi in positivo, è rimasto negativo abbondantemente il DAX, ha fatto veramente un discesone. Vedete che sta seguendo perfettamente la ciclica sul daily. Se andiamo su H1, vediamo se adesso abbiamo finalmente dei livelli da lavorare in maniera un po' decente. Qui c'è stato il gap. Ok, io direi che per quanto riguarda il DAX, si è bloccato. Ah, che stupido che sono. Vedete che è iniziato un nuovo ciclo al rialzo. Possiamo anche tracciarci una trendline molto lontana ancora, però questo potrebbe servirci per liquidare le operazioni. Per quanto riguarda un long, chiaramente gap permettendo nell'apertura 12.000. E 16 un bel livello dove cercare operazioni al rialzo. Invece per uno short il primo livello sarà 11.977,9, particolarmente in caso di gap salterà completamente, diventerà 11.920,9. Invece un long sempre in caso di apertura di gap sarà 12.011,5. Era già 12.016, scusate, stavo facendo le due volte. Sì, perché questo long e questo livello qua è inutile prendere in considerazione 11.977 per il long, perché se apre in gap chiaramente lo perderemmo come opportunità. Secondo me sarà 12.011 il livello da attenzionare. Eventualmente, in caso di apertura in gap, naturalmente si può aspettare un retest da parte dell'indice per prendere poi una posizione a rialzo, perché comunque il ciclo di fondo è rialzista, anche se in realtà qui abbiamo questa fase, vedete, di ribasso intorno alle 5 alle 5 di mattina, di domani. Ma oggi quanti ne abbiamo? 29. Ah no, ma che stupido, fermo ieri. Dicevo, ma perché mi dà le 5 di... Ah, ma sono su H1, che stupido. E potrebbe esserci il ribasso, vedete, in quest'area, quindi facciamo davvero tanta tanta attenzione. Gold vabbè, candela spaziale nella giornata di venerdì, buttato fuori anche qua, per qui veramente per una manciata di pip. Poi ieri mi sono preso il long quasi sui massimi, l'ho chiuso poi già ieri nel pomeriggio, adesso è un pezzettino che lo lascio andare, è quasi a pari, probabilmente mi butterà fuori. E il gold deve sempre partire questo ciclo, questa operatività ribassista, da un punto di vista ciclico naturalmente. Poi ovviamente quando succedono queste cose il mercato ne approfitta per degli eccessi assurdi di volatilità, perché ripeto, se c'è stata questa grande paura, il motivo per cui ieri all'improvviso ho dovuto fare questo, quindi mangiarsi tutto, io lo voglio capire. A mio avviso, visto che il pericolo c'è enorme, il mercato avrebbe dovuto continuare l'acquisto assoluto, in assoluto di bene rifugio, in questo caso il gold. Comunque così non è stato. Vabbè, prendiamone atto. Operatività intraday, io direi per un long aspetterei la rottura di 1316,15. Invece per quanto riguarda uno short, in realtà potremmo fare così, possiamo tracciare, chissà se questo ci sta, ok, questa trend line, quest'altra trend line, facciamo un triangolino che tutti ben voi conoscerete, quindi direi che potremmo andare a prendere la rottura di questo triangolo, siamo talmente in alto che non ho un livello da poter utilizzare qua, assurdo. Proviamo a vedere su H4 se si riesce a vedere qualcosa. Vediamo un po' questo. Qui. Niente sopra. Allora, si potrebbe... Vabbè, no. Questo qui, che è stato praticamente l'inizio del gap. Ok, direi 1308,95 più di nuovo visto, potrebbe essere un livello interessante dove poter cercare un'operatività ribassista, avremmo anche
avremo anche la rottura già della trend line, quindi questa rottura si potrà prendere per cercare operatività. Grazie mille Franco. Infine il crude oil. Il crude oil sta andando per i cavoli suoi, nel senso che non gli frega niente delle scorte, che non ne frega nulla di nulla. E c'è stato adesso un forte ribasso leggero per via dell'uragano, ha portato ad avere una richiesta minore di petrolio, quindi c'è stato un deprezzamento. Livello importante è quello di 45-68 giornaliero. Ricordiamoci che oggi ci sono le scorte di petrolio, quindi tanta attenzione nel prendere posizione prima eventualmente dei dati o a ridosso dei dati. Bella trendline questa qui da poter utilizzare per un'operatività. Io direi che operatività al ribasso iniziale 46.13, 46.12. Invece per quanto riguarda un long, ma anche per quanto riguarda un long, in realtà potrebbe essere il livello questo qui molto vicino, vedete questa sorta di lateralità, questo è un livellino non male, potete usare 46,38, 46,39, potrebbe essere un bel livello interessante per cercare operatività long. Come sempre vi chiedo questa grande cortesia, scorrete la pagina sotto di YouTube che vi state guardando, cliccate condividi. Si aprono tutti i vari tastini. Se mi condividete Facebook e Twitter, mi fate una cortesia. Siete in 15, mi piacerebbe vederne qualcuna. Non vi costa niente farlo veramente adesso, anche se molti di voi avranno già chiuso e staranno andando via. Però, se promette un Facebook e un Twitter, mi fate davvero un gran regalo, perché è la mia paga questa qua. Perfetto, ragazzi, vi do appuntamento a domani mattina, come sempre, alle 7:30. Grazie di avermi seguito, tutti quanti voi in buon trading, fate tanta attenzione. Ciao a tutti e buona giornata. Ciao ciao.